esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio, affondi posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più sollevamento punte. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non superare mai le punte di piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, frog squat pulsato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio durante la discesa. Esegui movimenti lenti e controllati per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci frontali sul fianco, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia il piede dopo lo slancio. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, adduttori distesi sul fianco. Tre, due, uno, via!
Se non ce la fai, poggia la gamba a terra nella fase di discesa. Fai attenzione a non piegare il busto. La schiena deve essere in linea con spalle e fianchi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare il collo piegando la testa. Guarda un punto fisso di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno.